Bentrovati ancora ad Ora TG, ancora in primo piano il caso, le vicende della Technis, il giorno dopo la notizia sulle 24 società finite in amministrazione giudiziaria. La CGIL di Catania rilancia l'allarme per la condizione dei dipendenti in stand-by e per le opere catanesi che potrebbero subire pesanti rallentamenti. Sentiamo i dettagli. I sindacati fanno chiarezza sul caso Technis. CGIL e Fillea CGIL di Catania hanno tenuto stamattina una conferenza stampa per spiegare i complessi passaggi che in questi giorni stanno segnando il destino di importanti cantieri di centinaia di lavoratori. L'obiettivo è quello di non fermare i cantieri per non mettere a rischio tanti posti di lavoro. È evidente ed è chiaro che la crisi Technis viene da lontano e che l'intervento della magistratura, della prefettura, dello Stato in genere hanno messo al riparo l'azienda da cose molto più gravi. Siamo convinti che bisogna immediatamente agire per tutelare l'azienda in via definitiva. Occorre in questo senso che l'ANAS, per esempio, paghi 20 milioni di euro che deve alla Technis. Se non li paga, si facciano i decreti ingiuntivi. Occorre quantificare quali sono i soldi che i soci devono dare all'azienda e occorre che i soci glieli diano, se no gli si fa l'azione di responsabilità. Bisogna in qualche maniera mettere al riparo i cantieri, il che vuol dire, visto che è possibile farlo, che se il cantiere del San Marco ha un saldo di 1.650.000 euro da pagare, deve essere pagato a favore delle aziende che hanno fatto quel lavoro, dei lavoratori che hanno fatto quel lavoro. Deve, in una parola sola, autoalimentarsi questo ospedale per poterlo chiudere, perché entro il 4-5 dicembre che sia, quel cantiere va chiuso. C'è anche il cantiere della metropolitana che va chiuso, c'è il rifacimento del quartiere di San Berillo che va sistemato. Sono tre importanti opere pubbliche che la nostra città deve assolutamente avere. Bisogna poi ritenere che occorre salvare in tutti i modi possibili l'indotto di questa azienda e quindi occorre mettere al riparo in tutta la Sicilia le aziende che dell'indotto hanno fatto parte. Ora c'è anche la vicenda delle 24 consociate che ieri sono state bloccate. Anche su questo occorre fare chiarezza, perché anche su questo con un manager esperto di aziende di questa portata potrebbe mettere al riparo la Technis dal fallimento. E adesso la cronaca. I carabinieri della tenenza di Mister Bianco hanno avviato le ricerche di un ragazzino di 15 anni, Samuele Papparardo, che ieri poco prima dell'ora di pranzo si è allontanato dalla sua casa di Mister Bianco dopo aver avuto un litigio con i genitori. Samuele, che frequenta il secondo anno dell'istituto commerciale, aveva avuto in precedenza anche una lite con la fidanzatina, che frequenta la stessa classe. Tutto porterebbe a pensare ad un allontanamento volontario. Chiunque avesse segnalazioni può rivolgersi ai carabinieri. E adesso invece la politica negli enti locali. Andiamo a Giarre. Dopo le dimissioni del sindaco Bonaccorsi si va verso le amministrative di giugno. C'è già una prima candidatura ufficiale, quella di Salvo Vitale. Sentiamo Melo Nicodemo. Tra domani e dopodomani la regione siciliana dovrebbe nominare il commissario che dovrà sostituire a Giarre il sindaco e la giunta decaduti a seguito delle dimissioni del primo cittadino. Naturalmente, se questo avvenisse, si andrebbe a votare il 5 di giugno per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la elezione del nuovo sindaco. Partiti, gruppi, schieramenti e associazioni sono già in movimento per aggregarsi e per trovare dei candidati facilmente spendibili e possibili vincenti. Uno di questi candidati certi è Salvo Vitale, che nella passata consultazione era stato designato vice sindaco dalla lista di Salvandò. Quest'ultimo però, anche per impegni nazionali, si è tirato fuori dal presentarsi in prima persona, mentre appoggerà il candidato Salvo Vitale. Allora, confermo la prima delle notizie che lei ha dato dell'indiscrezione, quasi sicuramente si voterà a giugno. Noi nel 2013 abbiamo fondato un movimento per un'altra Giarre e gli amici ad oggi ancora presenti all'interno di questo movimento hanno chiesto una mia eventuale disponibilità per una sindacatura, disponibilità che non mi vergogno a dirlo, ho dato. È chiaro che la mia non vuole essere una fuga in avanti, per carità di Dio, stiamo cercando di valutare un po' la situazione e quindi la fase per ora è questa. Prima volevamo certezze che si votasse il 5 giugno, sta certezza è arrivata e sicuramente si voterà il 5 di giugno, quindi domani o dopodomani al massimo si insiederà il commissario e provvederà a tutto. Per quanto riguarda il PD,
dobbiamo vedere un po' tutta la situazione, cioè la situazione siciliana del PD, non solo giarese, non è semplice. Dire che siamo compatti sarebbe uno spergiuro, e quindi stiamo cercando di capire e vedere come siamo messi, ma questo vale non solo per Giare ma per tutta la Sicilia. Ed intanto, a proposito di Sicilia, la Sicilia potrebbe ospitare il prossimo G7. Il premier Renzi punterebbe proprio su Taormina, manca ancora l'ufficialità. Intanto il sindaco della Perla Ionica Giardina dice: siamo pronti, nessun timore per il terrorismo. Sentiamo Filippo Romeo. Taormina dice sì al G7. I grandi del mondo potrebbero ritrovarsi nell'estate del prossimo anno nella Perla dello Ionio. A lanciare l'ipotesi sarebbe stato il premier Matteo Renzi, che avrebbe indicato inizialmente Lampedusa come sede del vertice, così come confidato al sindaco Giusy Nicolini nei giorni scorsi durante la visita sull'isola. Ma l'intenzione del presidente del Consiglio, anche per accendere i riflettori sull'emergenza immigrazione, sarebbe stata accantonata, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, per problemi logistici insormontabili. A Lampedusa mancano strutture adeguate ad ospitare un evento internazionale di tale portata, a cominciare dall'aeroporto, troppo piccolo. Da qui l'idea di Taormina, che scalzerebbe la sede originariamente prevista a Firenze. Si sfrega le mani il sindaco della cittadina turistica messinese Eligio Giardina, che pensa già alle ricadute positive che la presenza dei vertici delle 7 economie più importanti del pianeta avrà per tutto il comprensorio ionico. Intanto non c'è nulla di certo, sono i sedici e i tam tam giornalistici che anche io sto sentendo in queste ultime ore. Certamente, se dovesse avverarsi questa ipotesi, la città è pronta da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista della capacità di ospitare meeting di grande interesse e di altissimo livello, perché abbiamo delle strutture pronte a farlo, già collaudate per precedenti episodi analoghi. Abbiamo anche una importante rete di videosorveglianza che è stata inaugurata da circa 6 mesi, quindi siamo in grado di ospitare un eventuale meeting internazionale. Certamente Taormina è pronta a questo, Taormina è capace di affrontare queste scommesse, sarebbe una scommessa che noi affronteremmo volentieri, e certamente l'indotto, anche dal punto di vista non soltanto economico ma soprattutto dell'immagine, sarebbe enorme e importante, non soltanto per Taormina, non soltanto per Messina, ma per la Sicilia tutta. Ed intanto sulla notizia un convinto applauso al premier per l'attenzione dimostrata nei confronti della Sicilia, lo esprime il sindaco di Catania Enzo Bianco. Ritengo, ha detto Bianco, che la decisione di Renzi sia stata influenzata dal grande ruolo che la Sicilia ha svolto e continua a svolgere nell'accoglienza ai migranti, e questo ci rende ancora più orgogliosi. E adesso, estate 2016, divieto di balneazione nella costa ionica da Giardini a Messina, diverse le ragioni in base ai territori, la causa, l'inquinamento o la presenza di depuratori. Abbiamo sentito il sindaco di Leto Ianni. Ci avviciniamo a grandi passi alla bella stagione che porta con sé bagni e turismo, e gli organismi deputati al controllo dello stato di salute del Mar Ionio si mettono in movimento. Il Ministero della Salute ha dichiarato idoneo alla balneazione quasi tutta la costa che va da Messina a Siracusa, tranne per il comprensorio taorminese 5 siti che hanno torrenti o insediamenti di depuratori. Non balneabili dagli esiti del laboratorio di sanità pubblica dell'ASL 5 sono la zona del torrente San Filippo a Leto Ianni, del Salice a Sant'Alessio Siculo, della Gro a Santa Teresa, del Pagliara a Roccalumera e Fiume Denisi a Nizza. In queste località scaricano tutti i depuratori della zona. Abbiamo chiesto al sindaco di Leto Ianni, che è il centro maggiormente interessato, cosa ne pensa di questi risultati. Il depuratore funziona magnificamente, almeno i dati dicono questi. Se noi andiamo a vedere i dati reali del portale delle acque del Ministero della Salute, dicono che
appunto il mare di Letojanni, che viene campionato su più punti, sono almeno 4 punti, e dicono che almeno per il 2015 è perfettamente tutto in ordine. Il problema nasce dalla nuova direttiva che ci sono da parte della Regione Siciliana, che dicono che in tutte le località dove ci sono emissioni di appunto scarichi di depurazione va fatta l'ordinanza, i famosi 100 metri a nord e a sud, che anche noi dobbiamo insomma prendere atto di questo e fare questo tipo di ordinanza. Abbiamo anche chiesto al sindaco cosa farà il comune per tutelare appunto la salute pubblica. E già noi facciamo mensilmente dei prelievi come appunto consorzio che appunto certificano la qualità delle acque, oltre a quello che viene fatto dall'ARPA. C'è stato un violento incidente stamane sulla Catania Gela all'altezza della zona industriale di Caltagirone. Una Fiat Panda con a bordo 4 persone si è schiantata contro la barriera di protezione. Il guidatore e 2 passeggeri feriti lievemente sono stati trasferiti all'ospedale di Caltagirone, mentre la 4ª passeggera, una donna in gravidanza, è stata estratta dalle lamiere e trasportata con l'elisoccorso. Per le ferite riportate sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale di Carabinieri di Caltagirone. E adesso invece andiamo ad Acireale. Il Consiglio approva all'unanimità il piano triennale anticorruzione con l'allegato sulla trasparenza. In aula lo ha presentato l'assessore Oliva. Il Consiglio Comunale di Acireale nella seduta di ieri sera ha approvato all'unanimità il piano triennale di prevenzione della corruzione e della legalità con un appendice al piano della trasparenza su tutti gli atti amministrativi dell'ente, uno strumento necessario per arginare ogni possibile scappatoia ai tentativi di aggirare le leggi e i regolamenti da parte dei dipendenti infedeli, politici zelanti e imprenditori pronti a oleare il sistema per ottenere indebiti favori o appalti. Si punta agli uffici più esposti come urbanistica, lavori pubblici e commercio, dove maggiori possono essere le pressioni esercitati per ottenere favori o azioni per scavalcare graduatorie su specifiche assegnazioni di servizi e licenze. In tal senso sarà internet attraverso il sito del Comune e l'obbligo di rendere pubblica ogni singola certificazione o concessione a garantire la trasparenza sugli atti. L'Italia non è certo tra i paesi più virtuosi in tema di anticorruzione e la legge 190 del 2012 intende fare chiarezza nel ginepraio burocratico che spesso aiuta corrotti e corruttori ad agire in danno ai cittadini e investitori onesti. La delibera di giunta presentata in aula dall'assessore a bilancio Alessandro Oliva ha da subito riscontrato il parere unanime del civico consesso. Lo strumento principale è questo della trasparenza, cioè il pubblicare atti nel sito del comune, il concedere e dare la possibilità al cittadino di poter accedere agli atti, capire qual è l'iter delle pratiche, evitare che nelle pratiche una pratica possa superarne un'altra anche dal punto di vista temporale. Queste sono sostanzialmente i margini a cui si deve legare soprattutto la pubblica amministrazione, la dirigenza e la parte politica. Adesso invece ancora alla cronaca, rapina, scippo e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato dalla polizia e pregiudicato 33enne Luigi Longo. A bordo di uno scooter aveva scippato e rapinato della borsa 2 donne in 2 distinti momenti nel centro di Catania. Gli agenti lo hanno individuato poco dopo e bloccato dopo un rocambolesco inseguimento. Una delle vittime è stata medicata dai sanitari del 118. Adesso a Catania per i lavori della pista ciclabile a lungomare. Sullo stato dell'arte abbiamo sentito l'assessore alla viabilità del comune d'Agata. Pista ciclabile al lungomare di Catania, ci siamo quasi, dal prossimo mese dovrebbe essere finalmente attiva la carreggiata riservata alle biciclette per una lunghezza complessiva di oltre 2 km da Piazza Europa lungo Viale Ulisse sino a Piazza Mancini Battaglia. In corso in questi giorni i lavori per la realizzazione della pista ciclabile. Anche se per gli interventi attuati sul manto statale non è mancata quella qualche polemica, chiarisce tutto l'assessore Arramo. Credo che quello che si fa lo si fa per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. E la scelta che stiamo facendo è quella di non fare passare la pista ciclabile sul marciapiede che viene a essere come dire, vincolata soltanto per i pedoni, e mentre la pista ciclabile è lungo la sede stradale, lungo diciamo, quella parte di sede stradale che era occupata dalla sosta delle auto. Quindi e contemporaneamente stiamo offrendo alle persone che prima potevano
posteggiare la propria auto a lungomare, altri siti a nord della circonvallazione dove poter comodamente fare sostare la propria auto. Non c'è la possibilità per quanto riguarda i ciclisti di salire sul marciapiede, vi è solo l'ultimo tratto, quello per intenderci dopo la terrazza Balsamo, e lì naturalmente siamo obbligati, perché lì lo spazio è molto stretto, di utilizzare, diciamo, quello che era prima il marciapiede e che è stato rifatto sia per i ciclisti come anche per i pedoni. Lì ci dovrà essere necessariamente la coabitazione, ma si tratta di un pezzo obbligato, trattandosi di un pezzo dove il marciapiede e anche la strada si restringe abbastanza. Adesso parliamo di politiche ambientali, rifiuti. A Cicatena punta sulla differenziata, è stata inaugurata proprio oggi l'isola ecologica mobile di Aci San Filippo. Si tratta della prima delle tre previste nel progetto ed il sindaco lancia un appello ai cittadini. Da rifiuti a risorsa, da Cicatena in provincia di Catania è presentato il primo dei tre box ecologici mobili che verranno allestiti nella cittadina Etnea a breve. Si tratta di mezzi completamente autonomi, anche energeticamente, dotati di sistemi computerizzati, bilance elettroniche capaci di pesare i materiali da riciclare e assegnare al badge personalizzato un punteggio in base al quale a fine anno verrà decurtato dalla bolletta quanto conferito. Le prime tessere elettroniche sono state distribuite stamani dai responsabili del servizio ai catenoti. Per l'inaugurazione il sindaco Ascenzio Maesano e l'assessore all'ecologia Giovanni Grasso hanno voluto fare le cose in grande, invitando gli studenti della scuola media Scandura. Gli alunni saranno i cittadini di domani e a loro è rivolto il servizio innovativo. Luigi Veronese è uno dei responsabili dell'azienda che ha progettato e commercializzato le isole ecologiche mobili. Queste sono delle attrezzature molto molto innovative e tecnologicamente avanzate che consentono all'amministrazione di coprire capillarmente tutto il territorio, di avvicinarsi verso i cittadini, che quindi sono incentivati e sono facilitati nell'operazione di conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti. Studenti coinvolti dall'assessore dell'ecologia Grasso, che confida nell'aiuto dei più giovani per diffondere nelle famiglie la consapevolezza che differenziare è meglio e si risparmia. I rifiuti devono diventare una risorsa, sono una risorsa, tant'è che attraverso questo sistema noi ritorneremo dei soldi ai cittadini che porteranno i rifiuti nell'isola ecologica differenziati chiaramente. Il progetto voluto dal sindaco Maesano è il primo del genere nel territorio delle Aci. Stamattina siamo qui per inaugurare questo proprio ad Aci San Filippo, lo stiamo facendo con i ragazzi della scuola media, perché proprio dalla scuola dobbiamo inculcare questa mentalità della differenziata, perché differenziare non significa fare una cosa così a caso per divertimento, ma significa anche un risparmio e poter riutilizzare quel materiale che viene riciclato. Quindi partiamo questo messaggio, lo mandiamo ai genitori attraverso i nostri figli, nella speranza che possa crescere sempre più la sensibilità e la disponibilità a poter effettuare questo servizio, che ripeto non è un cortesia che si fa all'amministrazione, ma è una cortesia che ci facciamo ognuno di noi come cittadini, perché conferendo bene discarica pagheremo sicuramente meno a fine anno sulla tassa dei rifiuti. Adesso siamo allo sport con il calcio. La Lega Pro, il calcio Catania, si prepara ad affrontare la sfida contro il Foggia. Sentiamo le ultime. Sarà il signor Antonio Giua della sezione di Pisa a dirigere il match tra Foggia e Catania, in programma lunedì sera in posticipo allo stadio Zaccheria. Nella circostanza sarà assistito da Bresmes di Bergamo e Olivero di Ercolano. Una partita assai importante sia per la testa che per la coda della classifica, visti gli opposti obiettivi delle due squadre, con il Foggia ancora impegnato nella lotta per la conquista del primo posto e quindi della promozione diretta in Serie B, ed il Catania invece in cerca di punti sicurezza. Intanto a Torre del Grifo la squadra agli ordini di Moriero si sta preparando al meglio per affrontare i Satanelli e l'allenatore deciderà solo sul filo di lana la formazione da mandare in campo dal primo minuto. Deve tenere in considerazione infatti assenze pesanti, prime fra tutti quella degli squalificati Calil e Bombaggi. Al vaglio soprattutto la posizione del centravanti, che potrebbe essere Calderini o viceversa Lupoli, con Russotto e Falcone comunque in appoggio. A centrocampo dovrebbe essere riconfermato Musacci e sempre nella fascia di mezzo, maglie da titolare per Di Cecco e Castiglia, che sembra ormai completamente recuperato. Da non escludere la staffetta di qualcuno di questi, con Agazzi che scalpita in panchina per tornare protagonista. Nelle ultime ore intanto continuano a rincorrersi da più parti le voci di una possibile trattativa che dovrebbe portare alla cessione della società. Al momento nulla di certo, l'impressione è che in tal senso una schierita si possa avere soltanto alla fine di questa stagione.
Ed è tutto per questa edizione. Prima di chiudere vi ricordo che potete seguire il TG anche attraverso il sito che vedete in sovrimpressione, www.raitv.it, attraverso la pagina Facebook. Grazie di averci seguiti, vi lascio alle previsioni del tempo. Ultimo giorno di questo mese di marzo che si presenta con le caratteristiche di una nuvolosità diffusa ma con possibili schiarite. Calmi i mari. Le temperature vanno da un minimo di 10 a un massimo di 24 a